Alessio e Bartolo, due pensionati. L'uno attivo, felice, pieno di gioia di vivere, l'altro disperato, insicuro, insoddisfatto. Eppure entrambi rispettosamente avevano lavorato, due bravissime persone, attive. Bartolo non riusciva a capire Alessio e Alessio non riusciva a capire Bartolo. Alessio era tanto disperato, non sapeva come occupare la giornata, si sentiva inutile, non serviva più a nessuno. Al lavoro era stato un dirigente, organizzava bene il suo lavoro. Era stimato e il datore di lavoro era spiaciuto quando Alessio dovette andarsene. Bartolo invece non aveva mai occupato una mansione di particolare rilievo. Anzi, per lui il lavoro era in secondo piano. Ha sempre dignitosamente lavorato, ma non era il suo principale scopo di vita. Il suo principale scopo di vita era quello di potersi dedicare appena possibile ai propri interessi. Cosicché, una volta terminato il suo periodo lavorativo, fu ben felice di potersi dedicare ai propri interessi e di organizzarli al meglio. Alessio invece non aveva mai dedicato un minuto ai propri interessi. Aveva fatto del lavoro tutta la sua vita. Dedicava anche poco tempo alla famiglia, perché si portava a casa perfino il lavoro da fare, pur di essere sempre estremamente competitivo. Cosicché nel momento in cui la sua carriera lavorativa si concluse, non si ritrovò più nulla in mano. Cosa posso fare? Come posso occupare il mio tempo? Si chiedeva. Ormai sono inutile, non servo più a nessuno. Così si trovava a passare il proprio tempo spesso al bar, a volte bevendo qualche bicchiere di troppo e tornando a casa propria, non in pieno possesso delle proprie facoltà. Cosicché generava ulteriori incomprensioni, ulteriori malumori. Ma Bartolo, che conosceva Alessio, anche se non erano stati grandi amici, le venne incontro. Un giorno lo incontrò al bar e, contrariamente a come facevano tutti gli altri, che lo invitavano a bere il solito bicchiere di troppo, Bartolo compì qualcosa di grandioso. Vieni con me, disse. Vieni, seguimi se non hai niente da fare. Ho bisogno di una mano da te. Una mano da me, disse Alessia, ma io non so fare niente. Io ero bravo nel mio lavoro, ma per il resto non ho mai aiutato nessuno, non so fare niente. Non importa. Vieni, ti dico di venire da me. No, 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 non voglio, non voglio, disse Alessio. Adesso me ne torno a casa. E invece tu verrai con me. No, non voglio venire con te. Me ne torno a casa. Ma poi, costretto, quasi a forza dall'amico Bartolo, lo seguì. Bartolo lo portò in giro tutto il giorno. Prima andarono a visitare un po' di librerie. Poi Bartolo spiegò ad Alessio che praticava del volontariato e, appena poteva, si dedicava ai più bisognosi. Non solo, ma leggeva molti libri, ascoltava molta musica, poteva interessarsi maggiormente alla politica e tante tante altre cose. Disse Bartolo: Sai,
Questi sono i migliori anni della nostra vita, perché tramite l'esperienza acquisita possiamo finalmente gestirci il nostro tempo. Non siamo più schiavi di situazioni altrui. Non siamo più costretti a dipenderne. Ma purtroppo, per il povero Alessio, era difficile capire questa situazione. E purtroppo, nonostante Bartolo si impegnò a fondo, non riuscì ad ottenere nessun risultato. Alessio, dopo pochi giorni, si stancò di seguire Bartolo. Tornò nel richiudersi in se stesso, nel tornare a frequentare i bar e la paranoia totale. Questo succede a molti pensionati, purtroppo. Molti sono i volonterosi, ma molti sono coloro che, caduti nella trappola di questa società dominata dal capitalismo e dalla competitività, nel momento in cui non possono più fare ciò, si sentono totalmente inutili e sprecano quelli che sono i migliori anni della propria vita, proprio come spiegava l'amico Bartolo. Quindi, caro giovane, caro uomo di mezza età, cari tutti, l'investimento economico è importante per pensare a un futuro pensionistico buono, ma l'investimento mentale, interiore, personale, lo è ancora di più. Non dimenticatevi, lavorate per vivere, non dovete vivere per lavorare. Lo so che l'attuale scenario vi stimola a fare questo, che vi dice che questa è la strada giusta, ma non è così. Volete essere solo dei numeri o volete non smettere mai di essere voi stessi? Se non volete mai smettere di essere voi stessi, dedicate al lavoro il giusto tempo che merita, non un minuto di meno, ma nemmeno un minuto di più, perché quel minuto di più sarà la vostra rovina. Vedete, l'uomo non è nato per lavorare. L'uomo, come tutti gli esseri viventi, sono nati per essere felici su questa terra. Il lavoro è una situazione di collaborazione, non deve diventare un concetto di schiavitù. Quindi non sprecate più del necessario dedicandolo al lavoro, agli altri, alla dipendenza. Ma se potete, date il giusto. Il resto investitelo in voi stessi, nella vostra interiorità, nel vostro benessere, nelle vostre passioni. E se il lavoro vi è piaciuto e avete investito tutto nel lavoro, perché quella era la vostra passione, altro errore madornale, non createvi una passione sola, ma soprattutto createvi una passione unica, un benessere unico, quello di comunicare con gli altri, di lasciare sempre la mente aperta, di non fossilizzarla, di non farla
troppo condizionare, di tenerla elastica, capace di captare, di capire, di imparare, in ogni momento, in ogni età. Non si invecchia, ci si evolve. Non si finisce mai di esistere, si prosegue sempre, a volte su diversi sentieri, su diversi cammini, in diverse situazioni, in diverse vite, ma sempre siamo esistiti e sempre esisteremo. Se consideriamo il nostro corpo una scatola e un involucro, e la nostra interiorità capace e padrona di tutto, coltiviamola affinché essa possa sempre vivere felicemente e non farsi indurre in tentazione dalla schiavitù materializzata che ti porta a essere considerato un numero in servizio e quando il tuo servizio è finito a non essere considerato per niente. Elevare la propria interiorità è quindi indispensabile per potersi sentire sempre padrone di se stessi e non numeri in mano a qualcuno da gestire. Futuro pensionato, investi bene in questo, poiché tutto ciò sarà una risorsa importante per il tuo futuro, ancor più di quella economica. Perché il discorso è semplice. Questa risorsa potrebbe darti anche un futuro economico, ma la risorsa economica non ti darà certamente l'ottimo futuro che può darti la risorsa interiore.